modo di raccontare il vero, cioè la realtà, dal basso, da una prospettiva regredita e degradata, accomuna la produzione del Verga verista alla letteratura neorealista del secondo dopoguerra e ai romanzi di Pasolini che raccontano la vita violenta dei ragazzi delle borgate romane, ma anche alla docufiction di Roberto Saviano. Mescolando i modi della narrazione giornalistica a quelli del romanzo, con Gomorra, nel 2006, Saviano ha realizzato un affresco straordinario, brutale e autentico del potere esercitato dalla camorra campana nel nostro paese, potere le cui vittime sono principalmente i ragazzi assoldati dai criminali del sistema. Il fil rouge che lega i testi che analizzeremo è quello del racconto della vita violenta degli emarginati e dei diseredati, condotto con l'atteggiamento di chi vuole documentare e fotografare in tutta la sua crudezza una realtà scomoda a cui la letteratura ufficiale non dà voce se non attraverso la lente deformata dello scrittore borghese o in ogni caso distante da ciò che racconta. I protagonisti dei testi che leggeremo sono ragazzi che sperimentano la dura legge della sopravvivenza in un mondo ostile, regolato da rapporti di forza, in cui dominano l'istinto, la sopraffazione e in cui la violenza è il pane quotidiano. Ragazzi che vivono in un mondo marginale, degradato, quasi un sottobosco della realtà, come la miniera di Zolfo, di Rosso Malpelo, la novella di Verga, le borgate romane dei ragazzi di vita di Pasolini e infine il quartiere di Secondigliano a Napoli in Gomorra di Saviano.